Ciao, ben ritrovati. Andiamo a vedere come risolvere il problema di Microsoft Store quando ci dà questo problema, questo codice, questo errore. Come in questo caso, a me è successo che vado a cercare qualsiasi applicazione, mi dà nessun risultato, non trova nessun risultato. Torno sulla pagina principale, vado sulla home, si presenta normale, ma vado a cliccare su qualche contenuto. Mi dice che non è disponibile, aggiorno la pagina e niente da fare. Torno ancora sulla home, la stessa cosa, vado a cercare, clicco, ad esempio vado a cliccare su un'altra applicazione e all'improvviso sparisce tutto, il contenuto che sto cercando non è disponibile. Come vedete, questo problema che può capitare sempre, purtroppo c'è questo problema in Windows 11. Niente, volevo farvi vedere un po' come risolvere questo problema se dovesse capitarvi. Andiamo a vedere come si fa. Bene, per prima cosa andiamo su Start, dopodiché andiamo a cercare PowerShell. Eseguiamolo come amministratore. Andiamo ad aprirlo, dopodiché vi lascerò sotto in descrizione questo comando da eseguire, quindi vi basterà andare a copiarlo, dopodiché andare a incollarlo in PowerShell. Quindi incolliamo, diamo l'invio e attendiamo qualche secondo che si avvia una serie di processi. Quindi è come se andrà a correggere tutti gli errori, tutti i processi, quindi andrà a ripristinarli. Questo processo dura più o meno quei 2-3 minuti, il suo tempo se lo prende, quindi 2-3 minuti li dura tutti. Una volta che ha finito, quindi usciamo da PowerShell, il prossimo passaggio, quindi andiamo su Start, quindi impostazioni. Questa volta andiamo a cercare. Cerchiamo problemi, digitate problemi oppure anche trouble, quindi andiamo a cliccare su, andiamo ad aprire risoluzione di altri problemi che vediamo lì. Andiamo ad aprirla. Bene, una volta che siamo qui andiamo a cercare, in questo caso abbiamo un problema con Microsoft Store, quindi app di Windows Store, quindi andiamo a cliccare su esegui, facciamo partire la risoluzione dei problemi. Qui ci sono altre, se avete problemi con altre applicazioni potete eseguire lo stesso processo, quindi è valido sia per Microsoft Store che potete farlo anche per altri processi o altri programmi che non funzionano. Quindi facciamo partire il rilevamento dei problemi. Attendiamo, dopodiché una volta che siamo qui andiamo avanti e quindi andiamo ad aprire qui ad apri app, ci clicchiamo, poi ci indirizza qua dove ci sono tutte le applicazioni. Andiamo, stavolta andiamo a cercare infatti Microsoft Store, potete scorrere a cercarlo, altrimenti se no vi basta andare a digitare. Quindi andiamo a cercare Microsoft. Una volta che ce l'abbiamo lì, andiamo sulla destra dove c'è il menu, i tre puntini. Andiamo su opzioni avanzate. Andiamo ad aprirle. Qui scorriamo verso il basso. Dobbiamo andare ad eseguire. Quindi andiamo a fare interrompi. Cominciamo con l'interruzione. Fatto questo, quindi andiamo sotto ripristina. Andiamo a ripristinarlo, poi una volta finito andiamo anche a reimpostarlo. Bene, andiamo a reimpostare. Ne facciamo tutti questi tre processi. Reimposta. Attendiamo qualche secondo. Bene, fatto questo, questa volta andiamo su Account. E qui andiamo su famiglia e altri utenti. Quindi apriamo
Quindi andiamo, se non avete un account Microsoft, andate a, se ne avete uno, andate a inserirlo, altrimenti createne uno. Una volta creato, andiamo a cambiare il tipo di account. Quindi clicchiamo e cambiamo a amministratore, diamogli l'ok. Perfetto. Fatto questo, andiamo pure a chiudere. Bene, ora andiamo ad aprire il Microsoft Store a vedere se abbiamo risolto il problema. Quindi apriamo. Vediamo se siamo riusciti. Bene, si apre normalmente. Sembrerebbe tutto ok, quindi io andrei a provare a installare nuovamente iTunes, come ho fatto all'inizio del video. Che mi spariva la scritta, quindi mi spariva e usciva la scritta che contenuto cercato non è disponibile. Vediamo stavolta, andiamo su iTunes, apriamo e vediamo che stavolta funziona. Andiamo a scaricarlo. Ebbene, è partito, quindi per l'installazione vediamo che abbiamo risolto il problema. Quindi ottimo, come vedete ragazzi, con questi due passaggi siamo riusciti a risolvere il problema di Microsoft Store che a me è capitato la seconda volta su Windows 11 di avere problemi con Microsoft Store. Purtroppo ho ancora questo piccolo problema. Come avete visto, provate, se vi capita, provate questi due metodi che dovrebbe, come avete visto, funziona benissimo. Bene ragazzi, un bel like al video se vi è stato utile e alla prossima. Ciao.